Questa è la presentazione della lista progetto comune, è una lista che noi abbiamo costituito, lo vedete quanti sono i componenti di questa lista. La lista poteva essere questa, poteva essere un'altra, la lista è quella che era possibile nelle condizioni date. Noi ci siamo battuti per fare una lista che fosse competitiva e siamo riusciti, credo, a farla, questa lista competitiva. Diciamo che la lista ha una parte, ha un blocco di uscenti, di veterani, diciamo così, compreso il sindaco, che è uno che ha avuto diverse esperienze amministrative dall'88 al 2001, ha interrotto nel 2001, ha ripreso nel 2006 con Tore Pala, con l'attuale sindaco, che non vedo qua, però potrebbe essere da parte. Con l'attuale sindaco, quindi questi i veterani chi sono? È un blocco di 5 persone, uno è il sindaco, altri 4 sono consiglieri che sono qui presenti, 3 sono assessori e uno è un consigliere che però ha avuto anche esperienze di assessorati nella precedente legislatura. 2 di loro hanno anche, oltre ad avere una età attorno ai 40 anni, sono anche consiglieri alla prima legislatura, stanno facendo la seconda legislatura con questa candidatura. Quindi diciamo che è una lista che anche nella parte dei veterani è abbastanza giovane, non è che sia così antiquata come a volte il candidato Fei quando ha dato la sua intervista all'Unione Sarda, evidentemente per una lista per sintetizzare la sua posizione, aveva detto che le altre liste erano stantie. Lui si è subito premurato di chiedere scusa a me e forse anche all'altro sindaco, ma io gli ho detto: guardate che in politica talvolta le parole non vengono pensate a fondo. Io poi ho pensato che si riferisse all'altra di questa cosa, quindi non alla nostra. Poi gli altri 12 consiglieri sono 12 consiglieri, tutti nuovi, alla prima esperienza di candidatura. C'è un blocco, diciamo, di sei giovani, quelli che avete visto, che hanno fatto anche il loro volantino, si presentano, sono ragazzi che vanno dai 22 fino ai 38 anni, poi li vedremo, li illustrerò, diciamo così, li richiamerò per nome più tardi. E un altro blocco di sei, sempre alla prima esperienza, però...